Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino di via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi, bentornati. Anche adesso voglio rispondere alla domanda che mi è stata posta sulla pagina. Ossia, ho una mobilità nel sumo squat fantastica, ho un'apertura fantastica, ma non riesco ad eseguire la spaccata. Teoricamente, a livello teorico, se io riesco a portare le ginocchia in massima divaricata anche quando faccio il sumo squat, teoricamente dovrei riuscire ad eseguire la spaccata perché l'apertura, la mobilità delle anche è sostanzialmente la stessa. Quindi dove cavolo sta il problema? Il problema sta che la spaccata, la divaricata frontale, è una combinazione di due cose. La prima è la mobilità di tutti quei muscoli che si trovano a livello del bacino che permettono di andare ad addurre quelle che sono le gambe, però che non vanno oltre il ginocchio, quindi sostanzialmente quel gruppo di adduttori che non supera il ginocchio. E il secondo fattore è invece quella muscolatura che invece permette sempre di andare a creare un'adduzione degli arti inferiori, però che va oltre il ginocchio. Un esempio di questi muscoli è sicuramente il gracile. Non a caso, molti quando vanno ad eseguire la divaricata frontale, che se eseguita correttamente non dovrebbe andare a indurre una sensazione di allungamento marcata nei bicipiti femorali, nei loro semimembranoso e tutto il resto. Ok? Se si sente allungamento in corrispondenza del ginocchio, sotto il ginocchio, nella maggior parte dei casi è il gracile. Il gracile è uno di quegli adduttori, okay, che va dal bacino e va ad inserirsi poco sotto il ginocchio. Quindi, se anche voi avete un sumo squat con una divaricata ampia, ma non riuscite ad eseguire la divaricata, è molto probabile che il vostro problema siano tutti quei muscoli che corrono dal bacino sino a poco sotto il ginocchio e che concorrono anche loro ad andare ad avvicinare le gambe, proprio come fanno gli adduttori che permettono di andare ad avvicinare le gambe, però la loro inserzione finisce a livello del ginocchio o poco sopra. Va bene, quindi spero di aver risposto in modo sufficientemente chiaro a chi mi ha fatto questa domanda. Quindi sostanzialmente, se non riesci ad eseguire la divaricata frontale, molto probabilmente è un problema del gracile, ok, che rompe le scatole, devi andare a lavorare maggiormente con gli arti inferiori distesi, perché se non vai a sensibilizzare quella muscolatura, la divaricata non la farai mai. Va bene? Quindi spero di essere stato d'aiuto, al prossimo appuntamento.